Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buonasera dalla redazione, quinto appuntamento con l'informazione, il vertice del World Economic Forum di Davos in Svizzera in apertura, presente anche il Premier Matteo Renzi. L'Italia va avanti, chi prova a interrompere tutte le volte il percorso delle riforme possiamo dire che per il momento non ce la fa, ha detto il Premier, che in merito all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica ha riferito che dalla prossima settimana il PD incontrerà gli altri partiti di tutto l'arco costituzionale perché anche il Presidente della Repubblica, come le riforme, si fanno nel modo più largo possibile e non solo con la maggioranza di governo. Medio Oriente, dopo l'attacco di questa mattina a Tel Aviv, dove un giovane palestinese ha ferito a coltellate 9 persone su un autobus, salgono le prese di posizione delle forze politiche. Attacco eroico e coraggioso, ha detto Hamas da Gaza. Da Tel Aviv gli fa eco il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'attacco di Tel Aviv è la diretta conseguenza della velenosa campagna di incitamento del presidente Abu Mazen contro gli ebrei e il loro stato, ha detto. Ma cambiamo argomento, il conflitto ucraino. A quanto riferito dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Mosca ha ricevuto il consenso dai ribelli dell'Ucraina orientale di ritirare le armi pesanti sulla linea di contatto su cui insiste Kiev. Lavrov ha parlato in conferenza stampa aggiungendo che Mosca cercherà un immediato cessate il fuoco ai colloqui con Ucraina, Russia, Francia e Germania previsti per stasera a Berlino. Lavrov ha negato la presenza di truppe russe nell'Ucraina dell'Est. Questa era l'ultima notizia, per il momento è tutto, l'informazione torna alle 19:30 circa, vi auguro una buona serata.